Buonasera signori, sono le 17:31 di lunedì 25 marzo. Mi trovo presso la fermata del passante di Milano Porto Vittorio. C'è andata un'assicurazione per farmi risarcire della tipa che mi ha investito in bicicletta il 20 febbraio di quest'anno. Ho appena sceso dalla stazione per andare da quella parte, in questa agenzia di assicurazione di Ninzi, infortuni, ho visto questo scempio della grande AMSA di Milano, 110, 111, 112 anni. Mi sono alzati quei pochi capelli che ho. Ecco come si usa tagliare l'erba all'italiana tiracampà, cioè tritando l'immondizia insieme all'erba. Una cosa penosa, vergognosa, adesso non vado dall'altra parte, perché là l'erba devo ancora tagliarla, ma faranno così, perché portarla via è un costo. Non fanno altro che accelerare il processo di degrado di questa materia tossico-cancerogeno eterno, di tutto di più, vedete, plastica nera, vedete, di tutti i colori. Non ci sono i fiori, però diamo un tocco di colore a sto verde, verde stanca, diamo un tocco di colore a questa società di che non faccio, è meglio che non mi sto incazzando, ecco, guardate che schifo il mondo, passano, questa è la pista ciclabile, la bici l'ho legata là. Guardate che schifo, appena sono sceso dalla bici mi è venuto il volto a stomaco. Vedere come il grande AMSA di Milano, che abbiamo anche noi a San Giuliano, che farà diventare il santo più famoso al mondo, perché questi io li denuncio per attentato ambientale e alla salute pubblica. Perché questo materiale qui, tritandolo, non si fa altro che accelerare il processo di decomposizione, quindi inquinando il terreno, la falda acquifera, dove noi usiamo l'acqua per bere, e l'aria. Visto che Milano ha un bel record, la terza città più inquinata al mondo, dopo due altre città, ma fanno parte del terzo mondo, quarto mondo, non so. Guardate, bottiglie, Cioè ormai, siccome si va al massimo ribasso, sfruttando le persone come i limoni, fino alla morte, non si usa più a prendere la macchina taglia erba che raccoglie erba e porta via le immondizie e poi si porta negli appositi centri di recupero, No, si trita tutto, guardate che schifo il mondo, adesso succede il peggio, Questi lavorano bene, quando c'è la ghiaia sulle strade, la ghiaia si raccoglie perché è la morte del motociclista. Questi stanno lavorando bene, stanno lavorando benissimo. Questo è il cantiere della M4, quando c'è la ghiaia, che è la morte per il motociclista, questi con la spazzatrice stanno lavorando bene. Perché la ghiaia è la morte per un motociclista, invece gli enti pubblici con le spazzatrici come quella non lo fanno perché non hanno voglia o non hanno tempo. Qui intanto c'è lo schifo, vi faccio vedere. Questo è il cantiere della M4, credo. Sì, M4 che passa qui sotto Porta Vittoria e adesso il porto di Minate, chi di là. Vedete come quando c'è la ghiaia sulle strade ci sono queste macchine che raccolgono bene di fino tutto la ghiaia, non c'è il nulla, vedete, il nulla.
perché logicamente stanno facendo un bel lavoro. E c'è il lavoro di merda che è questo, la grande AMSA di Milano, inquinando l'ambiente. Adesso insegno a questi cosiddetti amministratori come si puliscono le strade quando c'è la ghiaia di questo asfalto di merda che spesso causa la morte del motociclista. Vedi, esistono le spazzatrici che raccolgono con un po' di acqua, logicamente, per non far polvere, di fino, vedete? Di fino, raccolgono e aspirano tutto. E già, sono già passati e stanno ancora passando ancora. Praticamente l'asfalto è pulitissimo, cosa che normalmente gli enti pubblici non fanno. Anche questo ragazzo molto bravo, molto competente, che sta pulendo di fino, gli altri non c'hiamoli di lavorare, lasciamoli nel loro mondo. Guardate che schifo che c'è qua, guardate che schifo. Adesso faccio vedere davanti, ma questi io li denuncio veramente. Se avevo qui il rastrello, io queste bocchiglie le buttavo tutto sulla ciclabile, così almeno la vedono bene. Vedete sta roba, guardate. No, questo ho sbagliato il tombino. Credevo che era una bottiglia. Vabbè. Van. La bottiglia è lì. Non, quella non posso tritarla, è troppo dura. Ma si può avere uno scempio del genere? Ma si può tritare tutto in microplastiche così, Guardate. Materiale sintetico, per stile il peggio del peggio. Guardate che roba. Guardate che schifo il mondo. Guardate che roba. Qui la terra non la portano via, La lasciano qui a marcire, capito? A marcire. Non è che finiscono bene col rastrello, E tirano via tutto, come sto facendo io con la mano, tirano via tutto, portando via tutto, capito? No, perché è uno sforzo. È uno sforzo per loro, capito? Portare. Guardate, vedete cosa c'è sotto. Vedete? Se io avevo un rastrello in mano, io questa roba qui li buttavo tutta sulla ciclabile, così dopo erano obbligati a pulirla. Ma tanto qui la gente se ne frega. Stesso discorso qui, sotto le nuvole. Non puliscono, fanno finta di non vedere, capito? Ho tagliato l'erba, Tanto l'erba, così credono di nascondere la roba, capito? I civili ci sono. I cestini sono pochi, poi li fanno anche verdi, così si vedono benissimo di sera, specialmente di sera. Poi logicamente in civili ci sono, ma ci sono anche persone che sono pagate per raccogliere, perché se la roba la lasci qui è un incentivato a buttarne. Guardate che schifo che c'è qua, guardate. Questa non sono riuscito a tritarla. L'han vista, l'han tritata e via, l'han tritato tutto il resto. Tanto la gente se ne frega, la gente pensa ai cazzi propri, ai propri ticelli, non sanno che questa roba qui inquina l'ambiente, l'aria e la falda acquifera. Perché queste cose qui, puoi tritarle, nell'ambiente si evolvono le molecole di questo materiale tossico, creando malattie, tumori e tutto il resto. Infatti Milano è il record della città più inquinata al mondo, anche qui hanno tagliato l'erba. Però lo schifo che c'è, hanno fatto finta di niente, no, l'hanno lasciata qua, e non li paghiamo, Ma intanto questi io li mando in galera. Questa è, vedete?
E che schifo che c'è stato qui. Mi riparo. Qui c'era una pianta, l'hanno tagliata perché fa ombra, eh. Dai, sono per fare ombra. Questa è la mia bici di ispezione. E adesso vi faccio vedere la cosa più scandalosa di quando sono uscito dalla fermata. Questa è la fermata appunto Milano Porta Vittoria, linea S, suburbana. E qui è il cantiere della metropolitana blu, la linea 4. Guardate cosa c'è qua. Ma sì, ragazzi, diamo un tocco di colore all'ambiente, dai. Sappiamo quel verde stanca, lo sappiamo quel verde stanca. Non ci sono i fiori, però ci sono questi bei colori tossici, cancerogeni ed eterni, che danno un bel tocco di colore, dai. C'è il blu, c'è il bianco, c'è il giallo, il marrone. Non ci sono i fiori, i mozziconi, tutti i colori del mondo sono qui, ma la gente se ne frega e ti rimane col cellulare, Ma si può tagliare l'erba? Una volta si usava portarla via con il tagliaerba, c'era il cestello dietro e si portava via tutto in discarica o lo si fa seccare e si può usare come per la produzione del gas, ad esempio, visto che è tutto materiale che produce gas. Guardate che schifo che c'è qua, guardate se Milano già inquinata può fare una roba del genere. Se io li beccavo, io chiamavo i carabinieri. Io infatti ho intenzione di chiamare i carabinieri adesso, perché questi io li denuncio per attentato ambientale e alla salute pubblica. Si può. Io voglio vedere se nel giardino di un amministratore dell'AMSA o qualche dirigente, viene uno a tagliargli il proprio giardinetto e lascia là tutte le foglie secche, rami secchi, e non li porta via. Voglio vedere. Nel pubblico invece no, nel pubblico si deve andare al massimo ribasso, perché portare via questo schifo qui è un costo, ma se io vedevo la società che ha fatto questo schifo, io la stangavo molto e la denunciavo. Loro e chi gli ha dato l'appalto in mano, al massimo ribasso, logicamente. La grande ANSI Milano che si prende cura dell'ambiente. L'ambiente di sto niente, non vuole essere volgare, non ci vuole essere volgare. Guardate che schifo, roba da chiamare i carabinieri subito e fargli vedere subito. Ma tanto andrò da che nei freestyle di questi li denuncio per attentato ambientale e la salute pubblica. Anche se gli altri se ne fregano della propria salute, io a me, a 58 anni, non me ne frego. Perché io quello che voglio evidenziare è che il mondo sta andando a puttane e questa gente la paghiamo con le tasse, ma la gente se ne frega. Poi fanno le multe perché il sacco non è colore giallo, fucsia, blu e altri colori che è meglio che ne faccio un nome, colore merda, marrone, vuole dire, fanno le multe per la raccolta differenziata. Ecco, questa invece è la loro raccolta differenziata, mischiata con l'erba, uno schifo che negli paesi oltre le Alpi non esiste. Sono in questo paese di idioti, scansafatiche e pagati al massimo ribasso, succede. In altri paesi civili, anche in Cecoslovacchia, in Ungheria, non si vede questo schifo. La grande Milano, siamo come la Baviera, oh. Già, la Baviera, ma è vero, Monaco di Baviera, in Germania si tagliano l'erba così, o in Svizzera, o in Francia, o in Austria. Mamma mia, e certo, devono pagarli 3 lire e qui stiamo attenti che qui ti investono anche col verde, infatti c'è verde di là, attraverso pedonale. Però voglio andare avanti un attimo, ancora un minuto, qua vedo sto scempio,
sto scempio immondo che mi viene in mente, una cosa vergognosa, scandalosa. Qui c'era una pianta, l'hanno tagliata, ma sì, anziché metterne un'altra, via, siccome fanno ombra e non servono per raccogliere i polveri sottili, l'hanno tagliata, via, tira campana, anziché metterne un'altra, via. No, aspetta che cresca da sola, che ricresca come le code delle certope. Di là stesso lavoro, di là stesso lavoro. E continua, continua, continua. Ma questi video li faccio vedere ai carabinieri forestali. Peccato per loro che con me ha trovato la persona sbagliata. Perché io questi amministratori pubblici, ma non gli operatori, i responsabili che danno in appalto al massimo ribasso sfruttando le persone come i moniti della morte, devono risparmiare e non portano via quello che tagliano, perché è un costo. Come quando asfaltano le strade, quando eravamo più giovani si asfaltavano le strade e si usava lo schiacciasassi per comprimere l'asfalto e renderlo perfettamente figlio dell'asfalto esistente. Invece oggi no, due badilate o un colpo di ruspa, si schiaccia facendo la gobba, che dopo con le macchine lo fa saltare l'asfalto, perché portarsi dietro lo schiacciasassi è un peso, è un costo, capito? Non si deve lavorare bene. E dopo, facendo il salto, la gobba, non è che col peso di atmosfera questo asfalto, questa buca, questo scavo si abbassa, o col peso delle auto, si sgrana col salto delle macchine e dei furgoni, si sgrana e torna ad essere della ghiaia che è la morte per un motociclista. Ma quello che ho visto qui oggi veramente è uno schifo immondo che farò vedere tutte le autorità competenti. Adesso c'è verde, sì, prendendo le mie bici ho fatto quello che dovevo, che ho visto, che appena sceso da questa stazione mi è venuto la pelle d'oca e un'incazzatura micidiale. Questo lo fanno anche a San Giuliano, Questo lo fanno anche a Menignano. Quando una volta quel rastello stavo tirando via la merda sotto i cespugli e i carabinieri di Menignano mi hanno detto cosa stavo facendo, erano perfettamente d'accordo su quello che stavo facendo. Perfettamente d'accordo. Perché gli ho detto non si nasconde la merda sotto il tappeto. Era sul Via della Repubblica, di notte, con luci accese, sulla strada, neanche se ciclabile. E invece al sindaco di Menignano, gli dava fastidio questo, gli dava fastidio che metteva in vista la roba, lo schifo, perché per loro nascondere sotto il tappeto è una cosa normale, perché gestire 4 km quadrati è una cosa molto difficile. 4 km quadrati è uno dei comuni più piccoli della Lombardia, ma tanto lo bastono finché campo lui e il suo amico sindaco di San Giuliano, che è il mio comune natale, Menignano, e San Giuliano è il mio comune adottivo. Due comuni diversi, ma con la stessa testa. Ma con me devono stare molto attenti, perché con me hanno trovato la persona sbagliata. Perché io questi li mando in tribunale, li denuncio per attentato ambientale e alla salute pubblica. Ripeto, io non me la prendo con gli operatori, io me la prendo con i responsabili che stanno in comitati d'ufficio, ad appaltare a ditte al massimo ribasso, spesso diciamo non italiane, perché devono sfruttare le persone al massimo ribasso come limoni, perché sennò non possono aumentarsi gli stipendi, è normale. Va bene, ma sappiate signori che con me hanno trovato la persona sbagliata.
con me Antonvaso è la persona sbagliata. Adesso tra un po' vado in pensione e ci sarà la resa dei conti con questi grandi amministratori che io li tengo d'occhio. Finché campo io li bastonerò a vita e li tengo d'occhio. E sentirò i consigli che mi daranno dei vari avvocati che si occupano dell'ambiente, dei carabinieri forestali, che stimo logicamente, e perché si occupano dell'ambiente, e sentirò anche un parere di un magistrato che conosco presso il Tribunale di Milano, ufficio tutele, che mi ha dato dell'onore perché ho aspettato in casa mia un ragazzo disabile. E ci sarà la resa dei conti. Lo stipendio glielo faccio alzare io, il prossimo anno glielo faccio alzare io. Pagheranno tutto il danno che fanno verso l'ambiente e verso la collettività, sia dal punto di vista infrastrutturale, cioè per delle strade schifose che asfaltano e tengono in modo schifoso, e sia come viene gestito l'ambiente, non l'ambiente domestico, cioè non intendo la camera a letto per scopare o la cucina per riempirsi la pancia, l'ambiente naturale, per chi capisce capisce, per chi non vuol capire si tenga pure la cucina per riempirsi la pancia e la cabetto per scopare. Quindi per chi capisce capisce, per gli altri lasciamoli nei loro pensieri, che sono la squadra di calcio del cuore che vince e i grati perdi, quelli sono i loro problemi, diventare ricchi senza fare un cazzo. Infatti siamo il più primo popolo al mondo per giocare d'azzardo, primo, i soldi ce li hanno in tasca, tutti si lamentano, ma i soldi in tasca ce li hanno sempre, il serbatoio della benzina è sempre pieno, questa gente è pagata da connesse tasse, magicamente non è controllata da nessuno. Io quando lavoravo in un'azienda chimica ero controllato perché dovevo rendere conto del mio lavoro al mio caposquadra, il caposquadra al mio capoturno, e il capoturno doveva rendere conto del mio lavoro al capo reparto. Quindi stendiamo un velo pietoso, guardate che schifo, che schifo che c'è qua. Va bene, va male, va molto male, molto molto male. Peccato che con me ha trovato la persona sbagliata. Io vi stangherò fino a che campo, a vita vi stangherò, a vita stangherò nel senso non volgare, si intende, e farò evidenziare, stangherò e voglio dire evidenziare all'opinione pubblica quello che non è consono per un paese civile, quello che non è a norma, quello che non è conforme sia dal punto di vista ambientale che infrastrutturale, cioè le condizioni delle strade e tutto il resto, perché questi sono dipendenti pubblici pagati con le nostre tasse. Semplice, gli incivili, ripeto, ci sono, però se ci sono, sono pochi, sono come quello là. Qui non ne vedo, l'unico che vedo è quello là, e poi lo fanno verde così, si mimetizza col verde e già è scuro di suo, già è scuro, poi ne mettono pochi, beh, è sempre un incentivo logicamente un cestino, se ne metti uno ogni 300 metri è logico che una persona spesso non va in mano con la bottiglia, però gli incivili ci sono, ma c'è gente anche pagata per raccogliere la roba, perché se più la lasci più ne incentiva altri a buttarne. Ecco, quello è stesso cestino verde, verde speranza, che così non si vede niente. Una volta all'altra li facevano bianchi con i fiori, che si notavano molto di più, li ho visti in alcuni paesi della Brianza. No, questi li fanno verdi così di sera, già non si fa fatica a vedere di giorno,
poi chiudiamoci di sera, cosa cavolo vedi? Fanno scuro, devono essere molto evidenziati questi, devono essere bianchi o arancioni con dei fiori come una volta, che si notano bene, e poi devono essere anche di più. Ma pazienza, ma questi come devono stare molto attenti, ci sarà la resa dei conti tra un po'. Grazie signori e salve a tutti.